Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ve l'avevo detto che l'avrei ritrovato sto cazzo di veicolo, anche se, come ho già detto l'altra volta, è inguidabile veramente come poche auto in sto cazzo di gioco. Ma penso che nella versione Remastered l'abbiano peggiorato ancora di più. Certo, questo, come ho già detto, non è un veicolo di quelli che veramente le usi per le gare notturne, eccetera. Diciamo che lo modifichiamo solo e solamente per bellezza. Prendiamoci un po' di soldini. Ecco, fatto. Ci compriamo l'attività già che siamo qui, visto che 5.000 dollari li abbiamo appena presi. Grazie. E andiamo a mettere giù il nostro veicolo nuovo. Eccoci arrivati. Ripariamolo. Non puoi metterlo? Vuoi vedere come lo faccio? Vuoi vedere come adesso lo modifico? Quando la notorietà è alta non puoi modificare i veicoli. Te, risolto tutto. Mi appartiene questo negozio e faccio il cacchio che voglio. Ecco fatto, hai visto? Guarda che bello sta stronzata. Che gli puoi mettere anche gli spuntoni. Il cofano, anche questo con gli spuntoni. Perché no, l'invasione zombie si avvicina, d'altronde. Al posto degli spazzoloni, telelame. Anche qui, perché no, aggiungiamoci gli spuntoni. I finestrini, no, preferisco lasciarli di vetro. Eccolo qui, bello, pronto per l'invasione zombie. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo ottenuto nuovi membri della nostra gang. E oggi iniziamo le missioni di uno di loro. Vai, Zimos. A 2 chilometri da qui, porca miseria. Hello. Hello. Zimos, I was... Zimos. Sì, sì. Porca troia, sto coso inguidabile. Where are we? Zimos. Come ti si fa ad odiare? Hello, it's me. Hello from the other side. Guarda che culo che ce n'è un altro qui. Ma secondo me a questo punto, forse è l'orario notturno, forse questi tipi di veicoli escono la notte, sai, per pulire un po' le strade, ci sta. Sarebbe un bel dettaglio. Guarda, guarda, un altro. È il terzo che troviamo. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ho bisogno di un veicolo più veloce. Va bene tutto, abbiamo speso dei soldi per modificare quel veicolo, ma non posso metterci 15 anni per arrivare all'obiettivo. Su. Eccoci arrivati a casa di... Ah, che dolore! Madonna mia, mi sono andato a schiantare sulla panchina e mi ci sono pure seduto. Stavo dicendo, eccoci arrivati a casa di Zimos. Bella macchina quella. Allora, prima di tutto mettiamo giù la moto, perché sì. Seconda cosa, mi vado a prendere anche quei... No, e dai, c'era una macchina bella. Ma io ti giuro che non mi ricordo se Zimos a questo punto aveva davvero i capelli bianchi. Cioè, è molto più vecchio, effettivamente. Oh, I'm here to help, baby. I know every track the Morningstar are working. We cleaned up our stable and hurt the DeWinter sisters at the same time. Yeah. Mi piace come hanno vestito Zimos in questo capitolo. I got my people out watching the corners. Let me know. Lo so, aspetta. Vabbè, ormai. Vabbè, ormai quella macchina è andata, dai. La ritroveremo un giorno. You just bring them on by after you grab them. Va bene, Zimos. Andiamo a salvare le zozze. Eccole qua. Dove si trovano? Sono state portate via. Dobbiamo andare a liberare. Porca troia. Sono andato a schiantarmi. Vieni qui tu. Ecco fatto. Voi tutte su. Vai via. Ecco fatto. Su, 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 su. Tutta in macchina. Su, su, tutta in macchina. Che cacchio state lì? Ma porca di quella puttana, ci mancava la polizia. Vai via. Ecco fatto. Tutti in macchina, forza.
Forza, forza, che cazzo ti fai il giretto? Su! Porca di... Ma non sono in macchina! Dio mio! Ho tirato giù una macchina bella, peccato. Vabbè, l'importante è riuscire a salvare le signorine, che sennò qua dobbiamo rifare la missione. Vabbè, il tempo in realtà ce l'avevamo, però sai com'è. Perché doverlo sprecare quando ce l'hai alla fine? Aspetta che prendo le bamboline per Pierce. Ecco qua, grande Pierce. Sono per collezione. Ah certo, come no Pierce. Madonna mia. Alla fine Pierce è un bravissimo ragazzo, l'ho sempre detto, però viene sempre un po' preso in giro. Oh no, è cambiata la macchina, ma che brutta che è quella. Comunque, vai via, vai via. Ecco fatto. È il momento di dileguarsi, ma soprattutto di andare a salvare un po' di zozze. Eccoci. E niente, perché non riesco mai a mirare quando sono in macchina? Aia, che dolore. Via. Ecco fatto, tutta in macchina, forza. Dai. Sali in macchina. Porca di... Ma perché è così difficoltoso ogni volta fare... Perché ogni volta fare le missioni di scorta o di ritiro di qualcuno sono sempre così difficoltose? Ogni volta, in ogni gioco, salva la persona, vai a prendere la persona e diventa sempre una missione impossibile. Le odio ste missioni, ti giuro. Scorta, ritiro, trasporto, queste missioni qua mi fanno incazzare, soprattutto quando sono a tempo. Quando sono a tempo peggio che peggio, ti giuro. Proprio mi prende il nervo qui nel cervello dell'odio. Missione completata. $500? $2200, vabbè. Rispetto poteva essere un po' di più, $70 allora. E hai sbloccato altra parte delle pappone. Ora dobbiamo fare quello in cui portiamo i clienti in giro? Molto probabilmente. Però prima... Mi sembrava di aver visto qualcuno che voleva una foto da queste parti. Me lo sono sognato? No, era là, sono abbastanza sicuro. Vabbè, prossima missione, vediamo il traffico di zozze. Sentiamo, baby. Zimos. Baby? Una moto. Vieni qui. Standing in a corner flicking cards, if that's what you're thinking. Ah, ok, dobbiamo solo portarla in giro, eh? Va bene. Arrivo subito, Zimos. Eccomi, Zimos. Mancano 100 metri e sono qui da te. Eccomi qua. Madonna, adoro il sintetizzatore vocale di Zimos, io. Ho sbagliato. My homies pay me for the catalogs and sell them wherever they want for a profit. Catalog? That seems a bit fancy. Yeah, yeah. Who gets a hard on from looking at just the phone number? Number! Suppose you got a point. Are these regular employees? No, baby. This contract workers who wanna turn a buck. Morningstar won't be happy with you, I expect. Always afraid of competition, especially from Zimos. Ecco fatto. Need to send men of ill repute out to stop you. About right here. Ovviamente che cercherò di fermarti. Quando mai, tra l'altro? Ma dai, la macchina! Zimos, fai attenzione. Questo mi sa tanto di uno che scapperà tra poco. Sicuramente. Guarda, ci voglio anche scommettere che scappa, secondo me. Forza, forza. Gli è tremato il salsiccione. Il salsicciotto gli è tremato. Cosa avevo detto? Cosa avevo detto? Ho detto io che scappava questo? Dai, Zimos. Zimos, Zimos, muoviti. Zimos, come ti si fa ad odiare? Eccoli che arrivano. Ah, dannazione. La granata è saltata troppo dopo. Ecco fatto. Eccoli. Ecco fatto.
Tu cosa fai? Rimani là? Bravo. Così mi piace. Quella scappa? Ci mancavano solo gli sbirri, effettivamente. Vai, Zimos, in macchina. Su, 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 su. Su che la polizia sta arrivando. Get my bitches. Porca. Guidare, o meglio, farsi scarrozzare e anche colpire la gente in testa diventa sempre più difficoltoso. E tra l'altro io sto usando solo le pistole perché hanno le munizioni infinite. Quindi non c'è neanche da discutere su questo. Che tra l'altro non ho idea neanche io del perché mi sono vestito da pirata. Non, mi piaceva lo stile adesso, ma sì, usiamolo per la missione insieme a Zimos. Ehi, questo cambio improvviso di strada. Ecco fatto. Wey, giù, giù quella pistola. Forza. Non sto facendo nulla di male io. Ma perché tremano tutti? Via. Stiamo facendo nulla. Puff. Su, 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 su. Oh merda, ho preso la macchina sbagliata. Qua, qua Zimos. Prendiamo l'altra. Zimos, su, su, su. Quella lì è inutilizzabile. Who's gonna care? George. La cosa bella di questo tipo di missioni è che bene o male non sei legato alla macchina con cui arrivi. Se ti esplode, se te la fanno esplodere, perlomeno hai la possibilità di cambiarla. Porca. Stai fermo. I've seen worse wreckage. Madonna mia, quanto ti odio. Dai, fermo, non riesco. Sì, allora, ammetto che non pensavo di prendere quello qua davanti, ma almeno questo qua dietro lo speravo con la granata di prenderlo. Ti giuro che pensavo, gli passa sotto, puff, esplode l'altro. E invece non è andata bene. $2000, ovviamente. Rispetto, poco poco. E $47, allora vabbè, meglio di nulla. Un po' di soldi ci sono? $5000. Buono. C'è un negozio di armi da queste parti? No, abbiamo però un palazzo, due palazzi. Me li compro, no? Siamo qui. Sì, lo so, voi penserete, ma scusami, con quei soldi vatti a comprare, che ne so, il potenziamento delle armi, o comunque vatti a comprare un negozio. Ci avete ragione, ma ve l'ho già detto una volta, bisogna spendere per poter guadagnare. Ecco perché compreremo anche questo Planet Saints, che in realtà dovrebbe essere di nostra proprietà, però dettagli. Prendiamoci la moto. Non è una machine, ma è una moto, quindi va bene. Ecco qui un palazzo da $1000. Calmo. Bel vestito, amico. Ecco qua, altri $1000 andati. Altri $1000 che tra poco se ne vanno. Ed infine, perché no, ce n'è un altro qui e andiamo a prendercelo. Altri $1000. Altri $1000. Ecco fatto. Di $100 all'ora, vabbè, buttali via, voglio dire. C'è qualcos'altro che possiamo comprare qui nella zona? Ce n'è uno qui e uno qui, ma sono abbastanza sicuro che non ci passeremo da queste parti. Vai Zimos, altra missione. Anzi, aspetta, vediamo che strada facciamo. Ah, è qua vicino, niente, scherzavo. You got good time in my girls need a driver. What do I look like to you? Someone who can keep them safe while they turn tricks and make us money. Giustamente. All I gotta do is drive them. That's right. How hard can that be? Chi mi spara? You'd be surprised. Vabbè, in ogni caso, siamo già arrivati. Eccoci qua. Su, 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 su. Dai, abbiamo bisogno di prendere su un cliente. E eccolo qui. Ciao. Vicino anche al tizio delle fotografie. Bravo ragazzo, vieni, su, su, su. Dai che ti faccio divertire oggi. Dobbiamo allontanarci dai carretti.
Heads up, but the socks stay on. No, I think it's a great career. We love socks. Perfetto. Se ti avvicini, grazie, lo so. That's a due veicoli di seguito, aspetta. Uno, dai. Due, perfetto. Oh, I love it when they're pinched. Speravo di riuscire ad averne il più vicino possibile, perché di solito quando ti chiedono ste cose poi capita che non c'è mai nessuna macchina. Ti danno con il tuo veicolo, beh, ecco a te. Have a nice day, mate. Ecco fatto, tutto danneggiato. Let me hold it open for you. Oh là, ho sentito, signorina. Sgomma per un secondo, va bene. Aspetta. Ecco fatto. Fai scendere il cliente. I can never get enough of that feeling. You certainly look happy now. Ecco te. Madonna, per essere così giovane c'ha una voce bassissima. Bravo ragazzo, mi piace. Missione completata, $2000. Ah, per poco non saliamo di livello. $76 all'ora, è sbloccato Escort. È sbloccato Zimas come compagno. E... troppo ravvicinato. E come premio andiamo da Zimas a trovarlo. Aspetta, fermo un attimo. C'era una struttura... sì, è qua vicino, perfetto. Andiamo prima qui. Competition for work. Now that you're back in business, we can focus on the Morningstar. Oh, you need to slow down, baby. No time. Look, come to the palace of Zemo. Dammi solo un minuto, Zemos, che devo andare da un'altra parte prima. Fine. Guardalo qui il tizio delle fotografie. Sapevo che non l'avevo immaginato, Sapevo che non l'avevo immaginato. Era qui. Ecco qua, facciamoci una foto, frate. Cosa sta facendo il poliziotto intanto? Credo che in teoria mi stesse cercando di arrestare per la macchina, ma poi la sua intelligenza artificiale ha detto nope, non ha fatto niente di male. Questi $1000 che abbiamo appena recuperato li investiamo subito in questo autoriparazioni. Ecco te, $100 all'ora? Va benissimo. Eccoci arrivati. Mettiamo giù la macchina. Ecco fatto. Bel quadro, Zemos. That is one ugly fucking painting. Non capisci un cazzo. What you know about art? That's a De Winter Sisters original. Bought that back in the day when me and the twins were all live and let live. Live. Well, seeing as how we just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Questo lo penso anch'io. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Lorrain and showed the morning star that you are here to stay. Time to relax and cut loose, baby. Non possiamo farlo, Zemos. No, we'll party once the work's done. I'll call you when I make another move against the morning star. Sì, capo. E beh, bello squalo ci sta per mangiare. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito. Se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.